Domenica 4 marzo si vota per eleggere la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Ci sono alcune novità, come le nuove schede elettorali, che adesso sono dotate di un tagliando antifrode con un codice progressivo alfanumerico. Ecco come funziona. Dopo che l'elettore ha votato, restituisce la scheda ripiegata al presidente del seggio. Il presidente stacca il tagliando e controlla che il numero corrisponda a quello annotato sul registro elettorale. Dopo il controllo, il presidente inserisce la scheda nell'urna. Un voto ancora più sicuro. Domenica 4 marzo, elezioni politiche. Il tuo voto, la tua scelta. Scopri di più su interno.gov.it.